Ok, ci siamo. Aspettiamo qualche minuto che arrivano di tutti. Io intanto controllo la macchina. Se mi dai conferma che mi senti bene da un altro dispositivo. Ok. Ciao Daniele, ben arrivato. Allora, direi quasi di iniziare, così abbiamo dato tempo a qualcun altro di collegarsi. E oggi è una puntata speciale, tra virgolette, perché andiamo a tostare per la prima volta in diretta una cosa che non si era mai fatta su YouTube. Allora, ho qui a disposizione tutti gli strumenti, la tostatrice, il computer, il caffè in grani che è qui sotto, e vi farò vedere un po' come io tosto le mie miscele. E ovviamente ho un'operazione, ciao a tutti quelli che si stanno collegando, poi risponderò alle vostre domande, le leggo, quindi volentieri, volentieri vi rispondo. Allora, partiamo appunto da una tostatura in diretta. Che significa tostare in diretta? Io oggi con voi prenderò una mia miscela e farò tutte le operazioni che faccio anche quando voi non ci siete a guardarmi, quindi vi mostrerò nella massima trasparenza una cosa che probabilmente non tutti hanno il coraggio di fare, ma io voglio farla perché, come sapete, sono assolutamente trasparente nei vostri confronti e risponderò anche alle domande che ho visto mi state iniziando a fare in chat. Allora, prima di iniziare, innanzitutto la macchina l'ho già accesa e sta andando a temperatura perfetta, perché la macchina, come anche il forno, se volete fare una torta, va sempre preriscaldata prima in maniera tale la temperatura di partenza sia già stabilizzata. Non basta che la macchina arrivi a quella temperatura e poi mettete in cottura la torta o il caffè, la stessa cosa. Io ovviamente ho scelto questa tostatrice e chiunque volesse scegliere una tostatrice appunto del marchio Tostabar dell'Ingegner Napoli, ovviamente mi contatti in privato, tutti i clienti che mi contatteranno prima di acquistarla riceveranno dei vantaggi, tra cui anche le ricette che io utilizzo e le miscele che io utilizzo, che serviranno loro per partire nel loro bar a tostare già con una base di partenza che io ho già studiato. Quindi se ne avete bisogno scrivetemi in descrizione. Allora, prima di iniziare, cosa è fondamentale? È fondamentale la materia prima. Come materia prima, oggi andrò a tostare una mia miscela che ovviamente va prima di tutto pesata, e tutte le miscele partono da questo sacco di juta con cui il caffè ci arriva e poi l'andremo a pesare. Io questa fase l'ho già fatta e ho pesato i miei 4 kg che oggi andremo a tostare insieme, che sono questi qua. Guardate come sono particolari i chicchi verdi. Giuseppe, vieni. Guardate i chicchi verdi come sono particolari. Sono particolarmente piccoli, ma poi vedrete gli stessi chicchi a fine cottura come saranno cambiati anche in dimensione. Allora, il primo step che io faccio è selezionarli a mano e vi mostro come. Questo è un passaggio che ovviamente i grandi torrefattori e marchi più commerciali devono fare un prodotto da prezzo, non fanno, ma io me li vado a scegliere mano a mano, uno ad uno, perché così riesco a trovare e eliminare i chicchi che presentano dei difetti. Per esempio, questo qui e questo qui sono dei chicchi che io vado a scartare. Vediamo se riesco a mostrarvi perché li ritengo difettosi. Sono dei chicchi che, vedete, hanno dei difetti e quindi io preferisco toglierli.
Ovviamente questo è un procedimento che, e poi tendo a isolarli così poi li andrò a controllare perché li ho tolti. Questo è un procedimento che innanzitutto ho già fatto prima di iniziare questa diretta per quanto riguarda questo lotto di produzione, ed è un procedimento che ovviamente, come dicevo, i grandi torrefattori non possono fare perché per loro queste perdite di tempo fanno sì che appunto aggravino il costo. Quindi la prima fase è una selezione a mano dei chicchi, che è appunto una tecnica che non troverete comunemente fatta in torrefazione perché ovviamente è un dispendio di tempo. Poi vediamo se la macchina è arrivata a temperatura, lo è quasi. Andiamo a chiedere alla macchina di arrivare alla temperatura. C'ho un lag di connessione, secondo me devi aprire la porta. Si è proprio disconnesso. Ok, scusatemi, è caduta la connessione. Adesso siete tornati. Allora, vi dicevo, la prima selezione è la selezione a mano. Poi li vado a mettere nella tramoggia. Ti avvicini, Giuseppe? Dalla tramoggia della macchina sono pronti per cadere all'interno. La macchina mi sta avvisando che è quasi arrivata a temperatura. Appena arrivata a temperatura io vado a farla partire. Via. Perfetto, è andato. Allora, grazie a Mr. Mando che dice che deve rifare l'ordine perché il caffè è buonissimo. Allora, iniziamo a parlare della tostatura in generale. Abbiamo parlato quindi di una cosa fondamentale che è la selezione della materia prima. Io la seleziono appunto, come dicevo, anche a mano, una cosa che nessuno fa, e troverete ovviamente questa tostatura speciale che oggi andrò a fare, ve la metterò in vendita in grani sul mio sito, poi lascerò il link in descrizione. Quindi per la prima volta vedrete e potrete acquistare un caffè tostato in diretta con voi. Allora, parlando quindi della tostatura, fondamentale è la scelta della materia prima, perché deve essere ovviamente una materia prima buonissima e d'eccellenza. In questo caso ho scelto un caffè brasiliano molto cremoso e molto corposo, che poi compone la mia miscela a bacio. Poi parliamo in generale del processo di tostatura. Tra le domande, Daniele mi domanda a che temperatura avviene la tostatura, adesso ne parliamo che è fondamentale. E sì, Daniele, la mia tostatrice lavora a lotti di 4 kg, quindi io faccio sempre 4 kg. Io ho scelto una tostatrice molto piccola perché solo così riesco a controllare, come hai visto, per filo e per segno, sia la materia prima sia il risultato finale, perché poi vi mostrerò come io faccio un altro controllo manuale che nessuno fa, anche a fine della cottura. Parliamo allora della tostatura. La tostatura è un procedimento molto, molto facile, che è composto da due aspetti. Il tempo e la temperatura. La temperatura è fatta di una temperatura di ingresso del caffè all'interno della macchina, che abbiamo preimpostato precedentemente e ipotizziamo sia di 200 gradi. Quindi la macchina era preriscaldata a 200 gradi, poi sono andato a inserire il caffè freddo a temperatura ambiente e fa sì che il caffè, appena lo inseriamo, faccia sì che la temperatura della macchina a 200 gradi cada a circa 75 gradi. Ovviamente il caffè freddo farà sì che la temperatura cade e questo punto di flesso, turning point in inglese, di 75 gradi varierà in base alla temperatura d'ingresso. Se io faccio entrare il caffè a 210 gradi, probabilmente questo turning point sarà leggermente più alto. Ma parliamo in generale, che cos'è la tostatura? Quindi è una curva che si va a disegnare tra la temperatura, che è un aspetto fondamentale, e il tempo. In passato si faceva una tostatura
in cui i torrefattori erano bravissimi appunto a gestire la temperatura che leggono alla macchina e il tempo che leggono all'orologio, e loro sapevano che per le loro miscele ci voleva quella temperatura in quel dato tempo. E poi erano bravissimi a monitorare l'andamento e la cottura guardandolo dal colore, che si può vedere sia dalla sonda sia dal vetro. Oggi per fortuna le tostatrici più tecnologiche come queste hanno il computer accanto che ci affianca e che ci permette di monitorare per filo e per segno ogni istante dell'andamento e la tostatura. Mi spiego meglio. Quando io ho fatto i corsi, anzi se volete imparare a tostare, vi consiglio questo libro che vi lascio in descrizione, che è di Andrei Godina, che si chiama Tostatura in un libro, e poi per chi volesse approfondire ovviamente si fanno dei corsi come li ho fatti io. E per imparare a tostare si insegna di solito una tecnica manuale, dove ogni 30 secondi o ogni minuto si va a rilevare la temperatura presente nella macchina. Quindi ipotizzando che questo è il minuto 1, 2, 3, noi ogni minuto andiamo a vedere a che temperatura è la macchina e andremo a disegnare dei puntini che uniti disegnano la curva di tostatura. La curva di tostatura è quella ricetta, che deve essere perfetta in base a come siamo riusciti a svilupparla, che farà sì che il caffè risulti perfetto. Quindi abbiamo una temperatura di ingresso e una temperatura di uscita, definiamola 220 gradi per questa miscela ad esempio. Quindi noi sappiamo che a questo minuto, che dopo tanti esperimenti magari ipotizziamo sia il 17° minuto, il caffè deve arrivare a 220 gradi e sarà cotto al punto giusto, al colore giusto, è quello che ci aspettiamo. Ora, questa curva che io ho disegnato ideologicamente e non puntualmente andrebbe appunto disegnata manualmente in base al rilevamento per ogni minuto della temperatura che ha la macchina. Per fortuna con la moderna tecnologia questo aspetto ce lo disegna appunto il computer. Andiamo a parlare delle fasi appunto di questa tostatura. Questo è il punto d'ingresso, 200 gradi. Questo abbiamo detto è il turning point, cioè il caffè freddo fa sì che raggiunge il punto più basso di temperatura e poi la macchina all'interno del tamburo che gira e scalda fa sì che il caffè torni ad essere riscaldato e il caffè durante il tempo sarà sempre più caldo fino al punto di uscita, che noi già sappiamo qual è perché l'abbiamo definito e sperimentato negli altri 1000 tentativi che abbiamo fatto prima di questa tostatura definitiva. Questa tostatura che vi ho evidenziato è una tostatura a circa 17 minuti. Considerate che una torrefazione industriale particolarmente grande ha dei tempi di cottura molto più lenti. Esiste una tostatura lenta e può avvenire anche sotto i 10 minuti, talvolta anche 5 minuti, e poi esistono le tostature più lente artigianali che sono sempre quelle da preferire. Sono da preferire perché le tostature, quelle industriali, sono così violente che si cuociono il chicco ma non riescono a far penetrare e cuocere fino in fondo il chicco. Le tostature più lente invece permettono di far arrivare il calore fino a dentro il chicco e quindi il chicco è cotto in maniera più omogenea. Poi, oltre appunto al tempo e alla temperatura, c'è appunto questa curva che è la vera e propria ricetta che noi andiamo a disegnare nel corso delle varie prove fino a definire quella perfetta. La curva di tostatura rappresenta appunto l'ingresso, il turning point e poi una fase di asciugatura del chicco, che è questa fase in cui vediamo il chicco inizia piano piano lentamente a cambiare colore dal verde del caffè crudo a un colore cannella, e poi una fase di cottura fino ad arrivare a una fase determinante che è la fase finale di sviluppo. Questa fase finale di sviluppo, a seconda di quanto la facciamo durare, riusciamo a creare quei sentori nel caffè che più ci piacciono. Mi spiego meglio. Se facciamo una cottura particolarmente lunga e magari invece di 220 gradi arriviamo a 228 gradi, faremo un caffè che quindi è stato tostato più a lungo, sarà un caffè più scuro, sarà un caffè più forte, più aromatico. Se invece interrompiamo la cottura del caffè a una temperatura più bassa, magari 215 gradi, il caffè sarà più chiaro e a quel punto sarà un caffè più leggero, ma più aromatico, più acido e più dolce. Quindi, in base a come noi tariamo il tempo e la temperatura, andiamo a creare delle ricette che anche a parità di materia prima fanno tre tipologie di caffè totalmente diverse. Altro punto fondamentale che avviene a circa 190 gradi è il primo crack, ovvero il caffè in una prima fase si va a asciugare, in un'altra fase si va a cuocere, fino a questo primo crack che è proprio un rumore, un crack simile allo scoppiettio delle popcorn,
che praticamente è l'anidride carbonica che rompe uno strato del chicco, lo fa crescere in volume fino a rompersi e noi proprio udiamo il primo crack. Esistono vari tipi di cottura che si possono interrompere anche prima del primo crack, ma la maggior parte delle cotture si interrompono tra il primo e il secondo crack, fino ad arrivare ad alcune cotture che addirittura si interrompono dopo il secondo crack. Questo dipende dalla tipologia di caffè si vuole fare. Se si beve un caffè in filtro V60 probabilmente ci dobbiamo interrompere la cottura molto prima. Se invece vogliamo tostare City o Full City saremo intorno a questa fase per la chiusura della cottura. Se invece vogliamo tostare all'italiana o addirittura alla napoletana, cuoceremo a più alte temperature, il chicco uscirà molto più scuro e il caffè sarà più corposo e cremoso come piace a noi. Letizia mi chiede da dove proviene il caffè che uso. Allora, siccome faccio tante miscele ha tante provenienze, sicuramente c'è una provenienza Brasile, c'è una provenienza africana, c'è una provenienza indiana e anche Colombia, dipende appunto dalla miscela che poi andrò a creare. Quindi il caffè ha varie provenienze, la capacità sta sia nel fare le monorigini, quindi tu troverai una monorigine magari tutta brasiliana, sia nella capacità di creare le miscele dove fondendo le varie provenienze prendi il meglio di ogni chicco. Quindi magari prendi il corpo di una provenienza brasiliana, l'aromaticità di una provenienza etiope dell'arabica, unite insieme faranno appunto la miscela che poi è la capacità del torrefattore di crearla. Intanto vediamo come sta andando la cottura. Sta andando molto bene, siccome fa molto caldo in questa giornata, la temperatura è anzi leggermente superiore a quanto ci aspettavamo, ma sta andando tutto per il meglio e anche il colore, siamo già alla cannella. Giuseppe, se ti avvicini vediamo alla finestrella già come è cambiato il colore. Daniele mi chiede se il caffè aromatizzato al liquore vale la pena farlo. Sì, il liquore aromatizzato al caffè è buonissimo, prima o poi lo farò anch'io perché lo sapete, noi bruciamo anche i liquori. I costi per la tostatura sono elevati, mi chiede Luigi D'Agostino. Allora, il costo maggiore è l'acquisto di una macchina, che per una macchina professionale partiamo per una piccola da barra almeno da 10.000 euro e fino a crescere all'infinito. Poi i costi non sono eccessivi, c'è solo l'investimento iniziale, ma ci sono tante formule per non pagare la macchina, ma questo poi ne parlo in privato con chi vuole approfondire. Come è composta una macchina? La macchina è composta dalla tramoggia di carico dove si mette il caffè crudo, che poi cade all'interno di questo tamburo dove appunto viene scaldato e cotto il caffè che avete visto girare. Questo tamburo può essere scaldato tendenzialmente in due modi, o in maniera elettrica con una macchina elettrica come questa, o a gas con una macchina a gas che è tipicamente usata per le tostatrici più grandi. E poi c'è la vasca di raffreddamento che vedremo alla fine della tostatura dove il caffè viene raffreddato. Allora Edmondo, la domanda è, le altre torrefazioni dice non fanno il controllo dei chicchi difettosi perché è dispendioso, ma per te non è dispendioso? Sì, assolutamente sì, è una grandissima perdita di tempo, ma fa parte dell'attenzione che io ripongo nel fare un caffè speciale. Io non sono una grande torrefazione, non ho bisogno di fare grandissimi volumi di caffè e non ho bisogno di fare un caffè in concorrenza di prezzo con gli altri. Quindi io cerco di fare, come dico sempre, un caffè per tutti, che piaccia a tutti, ma di estrema qualità a un prezzo accessibile. Mi piacerebbe diffondere la cultura del caffè di qualità, ma a un prezzo veramente accessibile, anche a costo di guadagnarci poco. Siccome io per primo sono troppo appassionato di caffè e odio vedere magari un chicco difettoso, preferisco perderci 2 minuti e toglierlo a mano e far pagare 1 euro in più il caffè, piuttosto che accettare che ci siano dei chicchi imperfetti, che è naturale ci siano, e che poi magari qualchedun altro comunque mette all'interno del pacchetto, perché poi in realtà non è un chicco difettoso che crea il problema, perché spesso il chicco difettoso non si vede, soprattutto nel macinato è facile poi macinare tutto insieme e il difetto si disperde. Un'altra tecnica utilizzata soprattutto appunto da chi produce del caffè tra virgolette a basso costo è quello di tostare molto scuro il caffè, perché una cottura molto lunga del caffè fa sì che si nascondano i difetti, perché appiattisce tra virgolette tutti gli aromi, sanno tutti molto di un sentore forte, magari anche un po' amaro, ma sarà stabilizzato e coperto ogni difetto. Se voi aprite i caffè che costano meno di 10 euro al chilo in grani, vedrete, sono tostati tutto molto scuri, hanno tutti una patina oleosa di grassi del caffè
Se invece prendete un mio caffè, vedrete che sarà sicuramente tostato più chiaro, nonostante il mio obiettivo è fare una miscela italiana. Perfetto. Allora, un'altra caratteristica importante che fa la differenza, secondo me, è tostare il caffè non da miscelato. Nel senso, si possono fare in tutte e due le maniere. Io posso creare una miscela di caffè crudo partendo appunto da più provenienze, da sacchi di più provenienze, mescolarle e poi mandarle in cottura, oppure posso cuocere separatamente ogni provenienza diversa. Questo ovviamente anche qui si perde un po' più tempo perché devi fare cotture diverse. Tra l'altro, ascoltate, siamo arrivati al primo crack, io già inizio a sentirlo, e è meglio tostare le provenienze con una singola cottura, perché solo così riusciamo a cuocere la stessa provenienza, che avrà la stessa umidità, la stessa dimensione dei chicchi, e quello verrà un prodotto molto più uniforme. Si andrà a miscelare in miscela solo dopo da cotto, e lì appunto andremo a unire e fare una miscela. Intanto io vorrei far vedere, se si riesce Giuseppe, la curva di tostatura come sta venendo perfetta alla perfezione. Questa è come l'abbiamo disegnata sulla lavagna e come vedete sta venendo eseguita alla perfezione, quindi sta venendo una cotta di caffè veramente perfetta. E questa curva invece discendente, ve ne parlo dopo, ma vedete come tende a scendere in maniera perfetta, è veramente un trend che declina in maniera perfetta. Questa curva discendente è la curva del ROR, che è Rate of Rise, ovvero in inglese è il delta della temperatura, che man mano che la temperatura del caffè cresce, deve crescere sempre più lentamente, e quindi l'aumento della temperatura dei chicchi deve crescere sempre più piano, e quindi è una curva che andrà sempre a scendere. Se questo lo si riesce a fare, la tostatura viene perfetta. Se invece la curva dell'aumento della temperatura subisce dei picchi in su o in giù, questa curva non sarà così discendente, ma magari avrà delle gobbe, e queste gobbe rappresenteranno il fatto che quella tostatura non è venuta perfetta, e quindi sono veramente contentissimo di come sta venendo. Tra l'altro siamo pronti quasi all'uscita, perché siamo quasi prossimi appunto all'uscita, perché sta raggiungendo la temperatura che mi aspetto. Vi farò vedere, peccato che non vi riuscirò a far sentire l'odore fortissimo e buonissimo, già si percepisce. Daniele mi chiede: quanti trattamenti fai al giorno? Allora Daniele, dipende da che necessità ho di fare caffè, quindi riesco a tostare anche tutto il giorno se c'è tanto bisogno, oppure magari sono dei giorni che non tosto e faccio altro. Allora, sì Luigi, nelle mie cialde ci sono le miscele che produco io, semplicemente sono tostate da me e poi io non ho la macchina per confezionarlo e me le faccio confezionare. Allora, un'altra cosa importante volevo dire, tutto quello che avete visto si può ripetere anche con una macchina casalinga, poi vi lascio il link in descrizione se volete comprare una piccola tostatrice e provarla a casa. Se invece avete un locale vi potrò suggerire una macchina per replicare quello che state vedendo. Giuseppe, ti puoi avvicinare perché siamo quasi pronti, il caffè sta per uscire. Siamo lì lì pronti, avvicinati, avvicinati. Eccolo. Come potete vedere c'è questo rastrello che gira, che subito sta raffreddando il caffè. Questa fase è determinante, il caffè si deve immediatamente raffreddare e interrompere la cottura. Se continua a scaldarsi e avere una combustione tra di loro, il processo di cottura continua e non avremo raggiunto la ricetta che io qui ho disegnato e che mi aspetto. Allora Daniele mi chiede: se ti scappa temperatura il sistema ti blocca il trattamento? Allora purtroppo se noi torrefattori quella cotta è rovinata. Quindi torniamo al discorso: perché io utilizzo una macchina piccola 4 kg?
perché se io faccio qualche errore non ho problemi a buttare tutta la produzione. Sono 4 kg, sono soldi, ma li butto volentieri. Se avessi una macchina tanto più grande, capite bene che dovrei avere il coraggio di buttare tanti soldi, invece purtroppo non tutti hanno il coraggio di buttare un lotto sbagliato e quindi tendenzialmente si tende comunque a venderlo. Il profumo, Daniele, è veramente inebriante, non si può spiegare. Adesso lo faccio rifreddare un po' e poi ve lo mostro qui davanti e vi faccio vedere che altro tipo di selezione a mano vado a fare. Tra l'altro, Giuseppe, la curva è continuata a venire perfetta, quindi ha proseguito sia il roro discendente in maniera perfetta, sia la curva è stata proprio come io me l'ero disegnata in tutte le prove che ho fatto prima di congelare questa miscela a bacio, e quindi è veramente venuta la perfezione. Ora entriamo in un discorso molto soggettivo, nel senso, non voglio dire che il mio caffè è più buono al mondo, perché probabilmente ci sarà qualcuno di voi che assaggiandolo magari non lo gradirà. Ma questo cosa significa? Significa che c'è il gusto personale come ogni cosa. Io ho disegnato una ricetta che secondo la mia esperienza, secondo i miei studi e secondo i centinaia di assaggi che ho fatto fare a tutti gli amici, parenti e a tanti di voi, è una miscela congelata che accontenta la maggior parte. Ovviamente se io invece farlo uscire a un certo tipo di gradi, l'avessi fatto uscire a più o a meno, avrei creato una miscela totalmente diversa che magari qualcuno di voi avrebbe apprezzato di più o di meno. Quindi poi entriamo in un gusto soggettivo. L'unica cosa oggettiva è la teoria, ovvero se la curva è stata disegnata in maniera perfetta, se il ROR è stato perfettamente discendente senza picchi in su o in giù, tecnicamente quella tostatura è venuta perfetta. Se io vi consegnassi una stampa di questa tostatura che appunto adesso abbiamo terminato e che poi troverete sul sito e la consegnate a chiunque esperto, vi potrà dire è stata tostata alla perfezione. Poi possiamo discutere se per voi è tostato troppo o troppo poco, se preferivate un altro caffè invece che questo, ma la tecnica è stata eseguita alla perfezione e i dati sono quelli che il computer ci mostra, sono insindacabili. Allora, Daniele mi dice che posso dirlo che il mio caffè è buono davvero, grazie Daniele, sei troppo buono. Letizia mi domanda come arrivi al decaffeinato. Bellissima domanda, al decaffeinato si acquista già decaffeinato, ci sono tanti tipi di decaffeinato, alcuni appunto ottenuti col solvente, altri ottenuti altre tecniche naturali come quello che uso io del metodo lavato, quindi si compra già decaffeinato e arriva già decaffeinato ed è indistinguibile dagli altri, sia nel appunto nell'assaggio. Il caffè decaffeinato ormai prodotto con questi metodi è come un caffè normale. Allora, mi domandano se la miscela che sto producendo è un esperimento o si può reperire. Allora, questa miscela che ho fatto io è la miscela a bacio, la produco macinata e in grani, è una miscela che si trova sul mio sito e sul mio sito oggi stesso metterò proprio 3 kg che sono il risultato di questa tostatura ho fatto in diretta, perché ricordiamoci sempre che partiamo da 4 kg ma poi c'è il deperimento dato alla cottura che fa scendere il peso, quindi i reali non restano 4 kg ma saranno poco più di 3 kg. Allora, Fabio mi domanda se ci saranno altre miscele disponibili per Nespresso anche solo in limited edition. Allora, il problema di tutto il mondo cialde capsule è che per arrivare a creare una nuova miscela, innanzitutto c'è tutta una fase di studio che è quella che non avete visto, che fa sì che io faccia delle prove di tostatura, delle prove di assaggio, e tutto questo mondo si prova con una macchina espresso che io ho là dietro. Non si riesce ovviamente a creare un assaggio per le cialde o le capsule da provare. Quindi tutto il mondo del caffè lavora con un'estrazione che non è cialde e capsule. Quindi tutti gli esperimenti si fanno così. Una volta che si è convinti della miscela, a quel punto si può fare il procedimento di metterla in cialde o capsule, ma comporta che non si può mettere in cialde o capsule 10 kg. Si lavora sempre su almeno 100 kg e quindi per andare a produrre 100 kg, di cui alcuni li butterai per tarare la macchina in cialdatrice, bisogna essere davvero convinti che quella sia una miscela perfetta e troverà riscontro nel pubblico, e quindi tutte le limited edition, a meno che non si è dei colossi tipo Nespresso, sono difficili da fare, tant'è che anche i più grandi tipo Borbone hanno sempre quelle 5 miscele e difficilmente fanno le edizioni particolari
perché dietro c'è un lavoro veramente immenso, quindi chi vuole sperimentare le mie miscele nuove deve avere una moka o una macchina espresso. Bene, ora mi piacerebbe vedere innanzitutto se il caffè è abbastanza freddo. Sì, è abbastanza freddo e ve ne volevo prendere un po' da mostrarvi. Allora Giuseppe, avvicinati, ti faccio vedere. Allora, questo è un altro aspetto che io faccio a fine procedimento che, come dicevo, non, tipicamente non si fa, e cioè una selezione a mano per andare a togliere quei chicchi che io ritengo difettosi. Allora, innanzitutto, come vedete, c'è una perfetta uniformità di colore. Se anche voi volete vedere se il caffè in grani che acquistate è perfetto, dovete vedere che ci sia un'uniformità nel colore. Troppo spesso in quelli commerciali o industriali ci sono chicchi molto più scuri e chicchi molto più chiari. Io poi vado a fare proprio una selezione per far sì che quelli che io ritengo troppo poco uniformi li vado a rimuovere. Adesso in questo pezzo addirittura non mi è capitato niente, sono veramente tutti perfetti. Proprio a voler essere pignoli toglierei questo. Questo lo possiamo togliere, ma il resto sono veramente tutti perfetti. Ora ve ne mostro un altro po' che prendo dalla tostatrice. Ecco, questo per esempio per i miei gusti non è un chicco perfetto. È troppo più chiaro rispetto agli altri e preferisco toglierlo. Ma vi ripeto, stiamo parlando proprio di fissazioni che poi all'interno di un'erogazione di caffè non si vanno a sentire, ma visto che ho la possibilità di farlo, io preferisco farlo perché punto sempre a fare un caffè perfetto. Bene, ora cosa avviene? Io seleziono i chicchi dopo la cottura e tolgo quelli che io ritengo non perfetti. Li vado a mettere nei silos. Io utilizzo sempre dei piccoli silos dove ripongo il caffè, e sono dei silos dove il caffè sta al buio e non sta a contatto con l'aria. Io utilizzo questi piccoli silos in maniera tale da poter avere tutte le cotte conservate in maniera differente e le riconosco all'etichetta, quindi so perfettamente cosa ci sarà in questo piccolo silos, e da lì il caffè poi andrà a maturare, perché il caffè ha bisogno di una maturazione. Questa maturazione fa sì che almeno 10 giorni siano necessari. Se io andassi ad erogare adesso questo caffè all'interno di una macchina espresso, verrebbe ipercremoso, iperschiumoso, ma sarebbe appunto troppa schiuma dovuta ancora all'anidride carbonica che c'è nel chicco, e poco cremoso come ce l'aspettiamo. Però vi assicuro che prendere un caffè prodotto così fresco dà tutt'altro sentore, tutt'altri aromi, ed è un'esperienza che dovete fare, quindi io consiglio sempre: comprate il mio caffè fresco, assaggiatelo anche il primo giorno e poi assaggiatelo a distanza di una settimana, e poi di due vedrete come andrà a maturare. E poi quindi lo vado a confezionare in macinato o grani moka, in macinato per moka o in macinato per espresso o in grani, e invece se devo produrlo per le cialde e capsule andrò appunto a raccoglierlo nei silos, che poi una volta arrivati a 100 kg diventeranno cialde e capsule. La cosa importante prima di bere un espresso è il discorso della macinatura. Bisogna assolutamente regolare bene la macinatura, altrimenti tutta questa fatica per fare una tostatura perfetta verrà vanificata da una macinatura sbagliata. Se io macino troppo largo per moka, intendiamoci, e poi lo utilizzo per una macchina espresso, verrà un caffè anacquatissimo, nonostante il computer ci ha dichiarato che è venuta una tostatura perfetta. E viceversa, se io lo macino troppo fino e poi lo utilizzo per una moka, la moka farà fatica a uscire e quel sentore che sentirete dal caffè moka sarà di troppo bruciato e sarà appunto colpa della macinatura. Quindi questo è solo un aspetto della macinatura che fa sì di portare un risultato perfetto in tazza. Quindi c'è la selezione. Vediamo se è tornata la connessione.
tornata la connessione. Scusatemi i problemi tecnici di connessione, ma siamo sempre dentro un laboratorio e non dentro uno studio televisivo, quindi è tutto più difficile. Comunque, l'importante è che questo video vi sia piaciuto e